il Dio della salvezza che in Maria viene a soccorrere ogni uomo sia con tutti noi. Il dono dello Spirito Santo rende gli apostoli capaci di parlare le lingue di ognuno e di soccorrere le necessità dei fratelli. In Maria c'è il più grande esempio di colei che si è lasciata riempire dallo Spirito Santo, soccorrendo ogni uomo nella necessità più grande. Signore, Signore, preghiamo. Eterno Padre, che colmando Maria di Spirito Santo l'hai inviata in nostro soccorso, sul suo esempio riempi del tuo Spirito la nostra vita, perché anche noi diventiamo soccorritori dei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Preghiamo. Signore Gesù, tu ci doni Maria ricolma di Spirito Santo per soccorrere coloro che già su questa terra vogliono vivere da risorti. Riempi anche la nostra vita del tuo Spirito per essere persone nuove e per poter essere anche noi soccorritori dei nostri fratelli. Amen. E la pace del Signore sia con tutti noi.